Buonasera, buonasera, brava gente. Ecco qua, la prima è Simona. E allora, abbiamo trascorso gli ultimi due appuntamenti, insomma, con Susanna Tamaro, questa grande scrittrice che ci ha donato una bella meditazione sul Vangelo. Ieri invece abbiamo vissuto l'incontro nella festa dell'esaltazione della Santa Croce. L'incontro con la mamma del beato Carlo Acutis. Immagino che avete seguito il bel dialogo, o meglio, la bella testimonianza. Eravamo davvero in tanti, ho visto che il video, insomma, oltre 60.000 di voi, insomma, l'avete visto. Questo dice l'interesse, l'attenzione che c'è. E oggi celebriamo una domenica particolare che non ci deve far dimenticare anche una memoria, la memoria di Maria Vergine Addolorata dopo l'esaltazione della Santa Croce. Però andiamo a vivere una nuova settimana adesso, ci accingiamo a vivere una nuova settimana. Io devo ringraziare Giovanna, Teresa, Filomena, Margherita, insomma, tanta brava gente che ho visto a Scala, insomma, da tutte le parti. Molti sono quelli che seguono il sabato mattina Tg1 Dialogo. A proposito, da domenica prossima inizia la radio, anche questo appuntamento su Radio Rai 1. Siete rimasti contenti allora della testimonianza? Ci sprona a mettere nella nostra agenda, nell'agenda della nostra vita, il desiderio anche di Carlo Acutis. Voglio essere santo, voglio diventare santo. C'è questo desiderio? No, ve lo chiedo, sì o no? Voglio vedere le risposte che arrivano. Se c'è il desiderio di voler diventare santi, perché è importante questo desiderio. C'è, sì o no? No, voglio vedere le vostre risposte. E poi andiamo avanti, voglio vedere una valanga di risposte. Bene, andiamo avanti, vedo dei sì, desidero diventare santi. Purtroppo non ho seguito la mamma del Beato. Per chi non l'ha visto c'è il video, quindi lo potete rivedere tranquillamente. Una preghiera padre, certo, super contenti. No, vorrei vedere questa risposta. Desideriamo diventare santi? Emozionante la partecipazione della signora Antonia. Sì, Angela. Certo, padre. Ci vuole tutti santi. Eccoci qua. Sì, certo. C'è il vostro certo. Sì, Gabriella. Va bene. E allora, proprio perché desideriamo diventare santi, ascoltiamo la parola che il Signore ci dona all'inizio di questa nuova settimana. In quel tempo Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarno. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro, perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costituirci la sinagoga, a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una sola parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me. Dico ad uno va ed egli va, e ad un altro vieni ed egli viene. Al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. È una bellissima pagina questa che ci riporta ad un'affermazione centrale della celebrazione eucaristica della messa.
quando ogni volta, proprio prima della comunione, ognuno di noi dice: Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto alla tua mensa, ma di solo una parola ed io sarò salvato. Quindi arriviamo proprio al cuore dell'incontro con Gesù e ci accorgiamo di una cosa bellissima, che Gesù prima ancora di venire da noi ci vuole salvi e ci salva. Questa deve essere proprio una certezza granitica, forte. Poi c'è un altro aspetto che è straordinario, che ci dice l'umanità bella. Questo centurione, che era probabilmente un pagano, è uno che crea comunione all'interno della comunità dove sta. Ed è interessante questo, che vedete, possiamo essere di fedi diverse, ma possiamo essere creatori di comunione. Ed è bello vedere come coloro che seguono Gesù dicono: ma questo merita la tua attenzione, perché è un uomo degno di stima, aveva fatto costruire la sinagoga e quindi si era creato una reciprocità di stima vicendevole, pur di realtà diverse, pagani, ebrei e ora cristiani che seguono Gesù. Ecco, questo ci dice un aspetto interessante del tempo di Gesù, che anche al tempo di Gesù c'era quello che noi oggi chiamiamo un clima ecumenico, l'ecumenismo, il dialogo, il cosiddetto dialogo interreligioso che Giovanni Paolo II propose ad Assisi per la prima volta nel 1986. Io ricordo che ero entrato da pochi mesi ad Assisi, ero entrato a settembre, ad ottobre ci fu questo grandissimo incontro del Papa con tutti i leader religiosi del mondo, proprio per creare un tessuto umano buono, no? Dei rapporti buoni, prima ancora che si parli di fede o di professione di fede. E l'altro aspetto che condivido di questo Vangelo è che Gesù fa una provocazione pesante. Dice: non ho trovato una fede così forte, così grande in Israele come in quest'uomo. Cioè Gesù prende a paragone un pagano e ho trovato, insomma, una fede solida, un uomo che crede in dei valori, e gli fa uno dei più grandi complimenti. Gesù provocando di fatto gli altri, cioè: mi raccomando, cioè Gesù sta dicendo, cercate di seguire quella fede che costruisce rapporti buoni, quella fede che è fiducia nella persona in cui credi, perché poi questo pagano dimostra, probabilmente si sarà convertito, dimostra una grande stima che diventa fede poi in Gesù. Mi fermo qui. L'ultimo rapporto, l'ultimo aspetto poi non è solo interreligioso, ma anche di rapporti reciproci. C'è questo centurione che si preoccupa molto del suo servo, di uno che sta più in basso. È interessante questo aspetto. Vedete, molte a volte hanno degli inservienti a casa, o chi va a fare le pulizie, o chi fa altre mansioni. È bello avere stima e preoccuparsi. E vedete quanti spunti ci regala questa bellissima pagina di Vangelo all'inizio di questa nuova settimana. Mi fermo qui, andiamo avanti, andiamo ai saluti. Io spero di non dimenticare nessuno. Allora, Antonella ed Enrico vorrebbero gli auguri per i loro 25 anni di matrimonio. Antonella ed Enrico, ogni bene. Poi, vediamo un po' che c'era. Ah no, ci sono. So che qualcuno mi ha scritto l'augurio, ma semmai lo riprendo domani sera su WhatsApp, però adesso non ricordo perché non l'ho trascritto, perdonatemi, lo riprendo domani sera. Vi ricordo che a dicembre uscirà il primo numero della rivista, del magazine di Papa Francesco della Basilica di San Pietro, e chi vuole questo nuovo magazine, siamo già migliaia e migliaia e migliaia, mandate il vostro indirizzo per il momento a enzo@buongiornobravagente.it. Il costo, per chi lo può pagare, è di 30 euro, chi non lo può pagare e desidera questo strumento
per vivere la comunione con Papa Francesco, non si preoccupi, mandatemi l'indirizzo, Basilite Parenzo, tu sai e io capisco. Va bene? Andiamo avanti? Forti? Forti, forti, forti. Non so se si vedono da qui, ma adesso vi porto fuori, vediamo un po' se riesco. Vediamo, sono i fuochi. Si vedono, Luigi? Ah, un po' si vedono. Eccoli qua, adesso. Li vedete? Eccoli là. Di fronte a noi, i fuochi di Ravello. Perché in onore di Maria Addolorata. Riuscite a vederli? Eccoli là, eh? Sono alti lui, no? Eccoli là, adesso sono più chiari, li vedete? Eccoli là. Un po' si vedono, eh? Ma sono alti quest'anno, vero? È il primo anno, mi sa, che si vedono così alti. E allora, buona serata, brava gente, buona giornata per chi si affaccia inizio di questo nuovo giorno e per intercessione di Maria, scenda su di noi ogni bene e ogni benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.